Buongiorno, è sabato mattina e come potete vedere siamo in un'altra... Buongiorno, buongiorno piccolina, ciao, ciao, codina, ciao amore, ciao. E comunque questa è appunto la nuova casa dove abbiamo fatto il trasloco. Questa settimana è stato massacrante perché con questo caldo, giuro si moriva, facevamo tipo dalle 9 del mattino alle 10 di sera, se non mezzanotte. E dopo vi faccio vedere la casa perché molte di voi me l'hanno chiesto su Facebook, quindi dopo per soddisfare un po' la curiosità femminile vi faccio vedere la casa. Adesso volevo fare colazione e ieri siamo andati a fare la spesa, quindi abbiamo preso un po' di porcherie tipo questi biscotti col cioccolato che mi sa che li mangerò io adesso per colazione. E un'altra cosa che volevo mangiare, anzi bere, è il ginseng. A me piace tantissimo il ginseng perché non posso bere il caffè normale, altrimenti mi agito. Comincio veramente a arrampicarmi sugli specchi e quindi preferisco bere il ginseng. Me ne prepari te la colazione? Sì, perfetto. Buonissimo. Vi faccio il tour della casa. Qui c'è Andrea. Eccolo. Con la postazione computer. Questo è forse l'angolo che preferisco della casa perché soprattutto la sera si crea un ambiente molto carino perché accendiamo giusto quella luce lì. C'è una luce bella, morbida. Sì, e poi io soprattutto adoro il bianco, penso che sia il colore, rilassa tantissimo secondo me. E quindi niente, qui ci sono appunto le nostre sedie con i computer, con la musica che purtroppo non posso farvi sentire. Qua c'è la libreria e niente, il mio diploma di laurea, borse di studio. Qua c'è il salotto, quindi il divano che avevamo di là. Questo tappeto che abbiamo preso all'IKEA, la pianta, qui c'è questo mobiletto per il televisore dove abbiamo messo, beh, questo telefono fa schifo, bisogna... Ah, sì amore, non mi piace per niente come l'hai colorato, lo voglio tutto bianco. Vabbè, sei un po' ingiallito. Sì, un po' tanto. Qui comunque ci sono queste due orchidee finte perché non siamo tanto capaci di tenere in vita le orchidee. E qui ho messo questo bellissimo disegno che ha fatto Alessandra, che è la ragazza che ho conosciuto a Porto Cesareo e adoro, infatti voglio prendere una cornice, incorniciarlo e tenerlo sempre qui. Qui c'è un'altra orchidea, il televisore, il quadro che c'era di là. Qui c'è il tavolo e la cosa che io amo di più in assoluto in questa casa, ed è stato il motivo per cui abbiamo deciso definitivamente di venire qui, perché è praticamente attaccata a casa nostra, soltanto che costa uguale, è più grande e soprattutto ci sono le finestre, che lo so che è una cosa normale, però per noi era diventato un miraggio. E soprattutto la cosa fantastica, vedete, è che si vedono benissimo tutti i tetti delle case. Cioè, io non lo so, io sto qui tipo le ore, non sto scherzando, però sto qui a fissarle, a guardarle, perché mi sembra... Mi piace tantissimo. E quella terrazza che vedete lì è la terrazza di sua mamma. E praticamente niente, appunto qui ci sono queste due finestre. Dobbiamo mettere lì dei fiori. Qui c'è la cucina. Quindi niente, una semplicissima cucina. Qui abbiamo messo i nostri tre quadretti. E qui ho messo queste piante che ho preso all'IKEA. Forno a microonde, qua c'è un'altra finestra, anche qui si vedono i tetti, li adoro. E di qua, qui c'è un'altra libreria, poi di qua la situazione è un po' drammatica, nel senso che ci sono tutti questi trucchi che devo ancora sistemare per bene. Qui ci sono ancora tutte le scarpe che vanno sistemate in una scarpiera, qui c'è la camera da letto. E questo è l'armadio, lassù c'è un soppalco, il letto, e queste sono tutte cose che dobbiamo ancora sistemare, che sono depositate adesso per il momento lì. E niente, poi c'è il bagno, c'è la doccia, bagno normale con la lavatrice, anche qui c'è ancora un po' di casino. Lavandino, lo specchio e c'è la vasca da bagno. Vedete quelle tre candeline? Sono troppo carine secondo me, tutte colorate. Le abbiamo prese all'IKEA a 1 euro l'una.
E sono contenta della vasca da bagno, soprattutto per il fatto che voglio andare a prendere le cose della Lush per fare il bagno, perché nell'altra casa non avevamo la vasca da bagno. Cioè, guardate che finezza, la pinza per chiudere i biscotti, no? Ecco, questa è Onorina e le sue follie, guarda che bello. Stiamo andando a fare la spesa, la nostra vecchia casetta. Ecco, ci siamo trasferiti in realtà di un numero lì. Civico. Proprio di un numero civico. Però, anche se mi piace di più la nuova casa. So già che quando consegneremo questa mi metterò a piangere tantissimo. Uffa. Insomma, io sono un caso disperato perché anche con la bici, la macchina, mi affeziono incredibilmente alle cose. Proprio piango come una disperata. Le due biciclette che ti hanno rubato. Sì, ho pianto. Comunque adesso stiamo andando a fare la spesa, perché stasera vengono a cena i suoi fratelli, perché non hanno ancora visto la casa, quindi sia voi che loro stanno vedendo la casa nello stesso giorno, e stiamo andando a prendere giusto due cosine che ci mancano. Prima al supermercato ho preso queste unghie artificiali autoadesive e mi stanno piacendo tantissimo. Me la fate conoscere mia cognata. Cos'hai tu da guardare? Sono autoadesive, sono bellissime, sembrano naturali, sono molto belle. La cosa carina è che non sono plastificate, quindi non danno assolutamente fastidio e ci si mette tipo 2 minuti ad applicarle, perché non devi mettere la colla, sono appunto autoadesive. E in realtà anche così sono carinissime, però io voglio andare a metterci sopra uno di questi smalti che ho preso quando ero in Puglia dell'Astra, perché sono degli smalti tipo fosforescenti che vanno applicati solo sulle unghie artificiali. Volevo mettere questo giallo, bellissimo. Pranzo di oggi, la pizzetta con la Coca-Cola, la birra, tonno e cipolla. Andrea per pranzo. Anch'io, meglio anche me, amore. E le finestre con i tè, basta. Basta, mai. No, ma veramente, guarda che per noi erano 2 anni che non avevamo finestre in casa, se non gli abbaini e delle finestrelle ad altezza bassissime. Olivia, bassissime. Sono quasi le 6 del pomeriggio e ho appena finito di girare 2 video. Allora, uno riguarda questa BB Cream, che è un prodotto eco bio, è fantastica, me l'ha consigliata mia sorella, non vedevo l'ora di parlarvene, farvela vedere come è addosso. E poi l'altra invece, tada, è un giveaway, però non vi dico adesso qual è il premio, così questa settimana lo scoprirete, sarà una sorpresa. E la piccolina, come sempre, quando la mamma registra i video, la piccolina diventa particolarmente gelosa. Gelosa? Guarda la coda. Guarda la coda. Guarda la coda. Ciao bimba, andiamo a fare un giro? Il papà cosa sta facendo? Sta cucinando? Sto asciugando, ho fatto un sacco di disastri mentre cucinavo. Però cosa ho fatto l'insalata di farro, guarda che buona. Guarda. Buona. Basterà per 6 persone. Sai come l'ho fatta questa insalata di farro? Allora, ho preso il farro. No, è l'orzo, scusa, ho preso l'orzo. L'ho lasciato in ammollo per un'ora. 30 anni per raccontare una cosa. Poi dopo l'ho scolato, poi dopo l'ho bollito per altri 45 minuti. Poi dopo io ho messo le olive, i würstel, le uova, il tonno, l'olio e un pochino d'aceto di mele. Andiamo? Oggi Gina, no, vuoi dormire? Oh mamma. Oh sì, col papà. Guarda le orecchie come le tira indietro. Siamo venuti in questo parchetto. Vai, prendila, Olivia. Quante foglie verdi. Ma che cos'è? Prendila. È una lucertola? Sì. Prendile. Una lucertola. Guarda il cane da caccia, guarda. Prendila, vada a prendere. Vai. No. Ma Gigina, che non ti si vede più, ma è troppo piccola. Prendi, Olli, vieni. No, Olli.
spesso qua vengono i ragazzi, le ragazze a sedersi, a mangiare, a studiare di pomeriggio. A me piace tantissimo, non so perché, ma mi piace tantissimo quest'albero. Sì. Perché ha questo tronco e poi fum, viene fuori tutto così. Fum. È bellissimo. Fum. Tipo mettersi lì, fare un picnic, studiare, deve essere bello. Se non ci fossero tutte queste macchine che girano qui. Un cane volante! Oh, mi guarda le zampe dietro! È fantastica! Un cane volante! Amore! Ma un cosa ti volante, fa? Un cane volante! Cane volante! Un cane volante! Guarda le zampe! Oh, amore! Le stende tutte! Ma secondo me è il veloce che fai che deve stare. Perché con noi non lo fa, vero? Non l'ha mai fatto con me. Un cane volante. Queste patatine sono la fine del mondo. Sara, assaggia queste patatine. Già trovato. Assaggia. Al pepe. A casa nostra non ci serve il barbecue che abbiamo. Mio fratello è già andato in trip per il barbecue. Io non me ne sono accorto, sinceramente, non l'ho sentito. Le sue protesi sono fatte apposta per restituire la risposta. Le melanzane grigliate. Ma cosa ne sai? Invece che non si tiene lui, dice io potrei, volendo, potrei andare ancora più forte. Che non si tiene un pochino. Cosa ne ci sai? Che bene, con amore, una protesi, bello. Qua c'è una discussione in atto sulle Olimpiadi. Allora cosa dici? Se va più forte di tutti. E direi che io non ho visto niente delle Olimpiadi. Ma sai che cioè, questa non è anch'io, non è facile. Guarda amore. Andrea con la panciona sta. Sei un po' stronzino. Sei un po' stronzino. Ah! Ah, ma oi! Guarda. Sta per aprire. Guarda. L'anguria. Si è aperta da sola, il che vuol dire che l'ho scelta. Che vuol da dire Dio. Che è buonissima. È matura. Ovviamente scelta da me. Sì, ma non devi aprirlo qua sulla tovaglia. Perché ormai la sporca tanto. Te! Guarda che bella. Mm. E dai, sottile la parte. Hai ragione, sembra buonissima. Non ci sono neanche i semi, esatto. I guarda, semi. L'ho scelta senza semi. Ritardatario, stiamo aspettando tutti te. È Olivia la ritardataria vera. Si ferma. Stiamo andando a prendere il gelatino gelato di Corso Umberto. Corso Umberto. Il gelato migliore di Lotto. Sì, il gelato di Corso Umberto è proprio quello che qualsiasi lodigiano dice, il gelato di Corso Umberto lo conosce perché è super. Tutte queste torte, che meraviglia. Poi abbiamo preso pistacchio. Pistacchio e cannella, stellina. Pistacchio e cannella. E lì è impazzita, ah, perché ne vuole un po' anche lei. Sta perché questa per il gelato proprio va fuori di testa, Olivia. Ho preso fior di latte e liquirizia. Che buona liquirizia. Ho preso più i frutti. Che buona liquirizia. E Gloria? Fegato e minestrone. Fragola crema, Sara? Vanilla e Nutella. Buona la Nutella. Siamo appena tornati a casa. È stata una giornata lunghissima. Abbiamo fatto un sacco di cose. Ed è. Amore. Mannaggia, zaccaccia. Ti in bocca. Questa qua è la mamma magativa che picchia il papà. Picchia il papà. Mamma magativa. Non si picchia. Questa andiamo a dormire anche perché Andrea domani deve svegliarsi alle 5. Esatto, alle 5 e mezza inizia a lavorare. Alle 5 e mezza inizia a lavorare. Non voglio essere dato posto perché mancano 4 ore e mezza. Che bella domenica, dai. Inizio a lavorare alle 5 e mezza. Dai, finisco però presto. Non sbadigliare, ti prego, perché fai sbadigliare anche me. Ma sei tu che hai fatto. Io l'ho detto, noi siamo due sfigatoni. Per noi luna di notte è tardissima. Di sabato sera. Di ma sabato tu hai presente sera. Sabato sera, se ti ricordi cosa combinavamo. Stavo svegli fino alle 6 del mattino. Buonanotte a tutti. La Titina mentre si sta prendendo le orecchie. Buonanotte Titina. Ma dove sta dormendo Olivia? Ma dove dormi? Ma ciao amore. E io no? Ma cosa hai creato qua una piccola tana?